Ben ritrovati amici di Passione Scacchi, oggi con noi un grandissimo della musica italiana, non solo della musica cantata, ma un grande anche conduttore radio. Abbiamo con noi Luca Barbarossa. Ciao Luca. Maestro, come va? Bene, sono veramente emozionato perché intervistare un conduttore radio non è proprio così semplice, diciamo, no? No, no, ma vai sciolto perché io tanto come conduttore sono abbastanza improbabile. Io rimarrò un dilettante per tutta la vita, qualsiasi cosa faccio, con l'entusiasmo del dilettante, ma anche con i difetti del dilettante. Ma oddio, dilettante non proprio perché sapete, insomma, è inutile fare tante presentazioni a un cantante perché per me rimarrà sempre un cantante come Luca. Ma sicuramente molti di voi avranno già letto delle interviste, si saranno un po' informati, diciamo, in rete. Luca è anche un buon giocatore di scacchi, anche se lui non lo ammetterà. Però diciamo che sicuramente è una passione che porta dentro da diverso tempo. Quindi, come da domanda di rito anche a Luca, dico, quando è che è iniziata la tua passione per gli scacchi? In che momento e come va avanti, diciamo, adesso? Beh, è iniziata perché vedevo mio padre che giocava ed era anche bravo, devo dire, era anche uno molto bravo ed era anche molto bravo a spiegarli, a farceli capire. Però devo dire che le mie sorelle non si sono mai avvicinate, mio fratello era troppo piccolo, io invece mi appassionavo e mi facevo spiegare le cose, avevo voglia di imparare, subivo il fascino di questo gioco meraviglioso. Si può dire gioco, sport, che devo È dire? uguale, va bene sia gioco che sport, poi si chiama il gioco degli scacchi, quindi va bene anche gioco sicuramente. E in quel periodo, da ragazzino, quando avevo 12 anni, 13 anni e cose varie, avevo anche l'elasticità mentale di soffermarmi, di studiarli un pochino e di memorizzare bene le cose. Poi nel tempo devo dire che le occasioni per giocare crescendo non sono state tantissime, perché poi la passione degli scacchi, adesso riaccesa da questa meravigliosa serie televisiva, però voglio dire, la passione degli scacchi ha, tu me lo dirai con più cognizione di causa, ha subito alterne fortune, no? Nel senso che ha avuto dei momenti di grande splendore anche qui da noi, quando per esempio, c'erano le grandi sfide nella guerra fredda fra Unione Sovietica, Stati Uniti, c'era Fischer contro Spassky, c'erano quelle sfide. Tu sei giovane, ma per noi sono state delle sfide che andavano ben oltre il gioco stesso, no? Era la sfida di due visioni del mondo, di due culture, di due modi di essere cose. E questo appassionava, ovviamente quando ci sono dei grandi campioni così sovraesposti, sono dei, in qualche modo fanno da volano, da acceleratore, da amplificatore per gli scacchi. È stato così per il tennis quando avevamo Panatta, avevamo la vittoria della Davis e tutto. Fu così per il pugilato con Cassius Clay, con Muhammad Ali, insomma. Però ecco, crescendo, devo dirti la verità, non è che li ho coltivati così tanto. Ultimamente ho avuto qualche amico, buon amico e bravo giocatore, come per esempio Neri, Marco Re, che lavorando insieme, facendo tournée insieme, ogni tanto ci mettevamo lì, un viaggio in treno oppure in albergo, fra le prove e lo spettacolo, qualcosa facevamo sempre, insomma. Ma quindi diciamo che comunque te lo sei portato sempre, gli scacchi ti hanno accompagnato, insomma, non l'hai mai proprio abbandonati, accantonati, diciamo che su per giù l'hai sempre, insomma, giocati. Sì, perché adesso che ho tre figli, due dei quali devo dire i due maschi appassionati, ecco qua, questo io lo chiamo Flavioschi perché questo è Flavio, lo chiamo Flavioschi perché sembra un po' Buonasera. Ciao un giocatore di quelli sovietici, vecchio stampo.
No, mettiti pure Savoca. Flavio è forte, Flavio è molto predisposto. Sono quasi pentito di avergli insegnato le prime mosse da ragazzino, perché adesso mi batte con facilità e infierisce pure sul povero e anziano padre. Però, insomma, è una soddisfazione essere battuto a scacchi da un figlio, no? Perché alla fine sì, ci sta. Meglio, come si dice, meglio un amico che... meglio un parente in questo caso. No, no, va bene. Io sinceramente, guarda Luca, dopo che ho intervistato Enrico Ruggeri, te, Neri comunque canta anche lui, insomma, vabbè, Neri si diletta un po' con tutti, no? Neri Marco canta, diciamo, anche bene, dice, suona anche. Molto insomma, bene, molto sì, bene. Sì. Io stavo pensando di fare la nazionale cantanti di scacchi. No, anche perché ho letto da poco un'intervista che anche Gianni Morandi aveva iniziato a giocare a scacchi. Aveva messo delle... Guarda, Morandi, un po' tutti i comunisti giocano a scacchi, diciamo, è un gioco sovietico, Gianni Morandi è figlio del ciabattino comunista di Mkhitaryo, non poteva non aver assorbito la cultura di sinistra di quegli anni. No, ma adesso scherziamo, ovviamente scherziamo con Gianni su queste cose, ma... che ti stavo... anche comunque a pallone giustamente avete dovuto un po' mollare, insomma, no? Vista l'aumento, diciamo, no? Guarda, a pallone non tutti, cioè, io ho mollato perché c'ho una dignità, ma c'è gente che ancora insegue il pallone in mutande, insomma, e arranca. Ma ti volevo dire che, essendo io un ignorante scacchistico, un giocatore istintivo e tutto quanto, ignoro poi tutto il mondo che c'è dietro gli scacchi, a parte le sfide storiche di cui si parlava prima, Karpov, Kasparov, Spassky, Fischer, i grandi campioni del passato, sovietici, e un americano, poi diciamo così, che ha fatto eccezione, che poi è impazzito definitivamente, è diventato un antisemita negazionista, insomma, però a parte lui, Kasparov ultimamente ha detto Fischer non è impazzito per gli scacchi, Fischer è rimasto sano per tutta una serie di anni grazie agli scacchi, perché ma è vero. È vera questa cosa. No, sì, però sì. Dico, da profano, leggendo la tua storia, insomma, scacchistica, io da profano non sapevo, per esempio, dei tornei a squadre. Che vuol dire giocare a squadre? A squadre si gioca 4 contro 4. Nel senso che 4 giocatori si sfidano contro altri 4 giocatori e ovviamente la squadra che fa solo anche mezzo punto in più, quindi che vince 2,5 a 1,5, ha vinto l'incontro. Se 2-2 finisce in parità, e tutti gli altri risultati ovviamente... Però sono comunque incontri individuali, come la Coppa Davis. Sì, sì, sì. Sì, come la tennis e la Coppa Davis. Cioè sì, non è che vi mettete lì in 4 e dici, guarda, fagli questa, come facciamo noi somari quando passiamo davanti. No, no, c'è un giochino divertente che è quello che si chiama braccio-mente, no? Cioè nel senso che si gioca in 2 e uno dice solamente il pezzo che deve muovere e l'altro deve trovare qual è la mossa che vuole fare, ma tu capirai bene che in un momento se dici cavallo o regina ne puoi fare 18 di mosse, quindi certo. È molto difficile, più che altro perché devi seguire un piano che ovviamente a un certo punto lui vuol fare una cosa, tu invece ne vuoi fare un'altra, certo. Cioè, quindi è molto molto divertente, però si gioca solamente tra amici e per pura passione. Senti, no, ma io adesso finirà che io intervisto te, perché ho troppe curiosità. Va bene, ma anche perché te è il tuo mestiere, insomma, quindi... è diventato un po' il mio mestiere. No, ma in questo caso è pura curiosità, avendo di fronte un gran maestro. Ma noi scacchisti della domenica facciamo sempre, no? Si dice, no? Prima ne parlavamo fuori collegamento, fuori onda, si dice gli errori sono tutti lì sulla scacchiera che aspettano di essere fatti, di essere commessi. In effetti, uno anche quando sta impostando una buona partita ed è anche in un momento in cui si sente in vantaggio, arriva quasi inevitabilmente l'errore, quello proprio, quello madornale, quello dice no, che te ne accorgi, perché te ne accorgi sempre un secondo dopo e non un secondo prima? Guarda Luca, questo capita assolutamente a tutti. Cioè uno non fa mai la partita perfetta e ti dico la verità, quando uno pensa di aver fatto la partita perfetta e poi torna a casa e la rivede,
vede sempre che ha commesso una marea di errori. Almeno questo capita a tutti, almeno che non ti chiami Carlsen, Caruana, insomma, almeno che non sei tra i primissimi al mondo, no? Cioè, è difficile fare la partita perfetta. Uno, perché quando ti sembra perfetta è molto probabile che il tuo avversario non abbia fatto le mosse migliori. Quindi è un po', cioè, sotto certi aspetti gli scacchi è veramente cattivo come sport, no? Perché ti ripeto, tu torni a casa e dici, vabbè, ma ho giocato benissimo oggi, no? Poi vai a vedere, è il tuo avversario che ha giocato molto male, quindi tu non sei mai così troppo contento della partita che hai fatto, no? E quando perdi, invece, sei lì che sei molto arrabbiato. Però nello sport si dice, per esempio nel tennis, ma anche in altri sport, si dice che quando l'avversario gioca male è anche perché l'hai fatto giocare male. Questo anche negli scacchi, ovviamente, no? Questo anche negli scacchi, però gli scacchi diciamo che sono un po' più crudeli. Perché? Perché molto spesso vince chi commette il penultimo errore. Nel senso che tu fai una sola mossa, come hai detto prima, no? Come dicevi tu poc'anzi, cioè fai una mossa, perdi la partita e tu puoi aver giocato bene 60 mosse, ma ne fai una e vai a casa. Diciamo, per esempio, nel tennis puoi giocare male un set, puoi giocare male due set, però alla lunga, diciamo, se sei in forma e giochi bene, poi il match lo porti a casa. Negli scacchi questo capita, cioè è la concentrazione che devi tenere, ovviamente tu. Negli scacchi è terribile, perché sarebbe come giocare a tennis e per una cretinata perdere un piede, farlo su una gamba sola, poi perdi un braccio. È terribile. A tennis sei sempre integro. Se trovi poi il bandolo della matassa e riesci a capire che devi attaccare sul rovescio, tu sei sempre integro. Sì, no, gli scacchi sono molto crudeli sotto questo punto di vista. Cioè, a me nella mia carriera è capitato tantissime volte di perdere per sciocchezze, cioè che perdere partite, perdere tornei. È veramente facile. Ti saluta Neri, non mi ha mandato un messaggio. Ah, Neri, grazie. Poi dopo Neri mi ha chiesto se puoi cantare la canzone Castoro. Vabbè, no, questo è un colpo basso, veramente un colpo basso. In verità non te lo dovevo neanche dire che era stato lui, però lo capivi dopo 4 secondi, quindi non me la son sentita di fare questo oltraggio. Comunque lo saluto. Infierisce sui miei errori di gioventù, però andiamo avanti, facciamo finta di niente, siamo signori. Allora, Luca, l'hai vista anche tu la serie La Regina degli Scacchi, sì o no? Oh, bellissima, ce la siamo vista insieme con Flavio. Ho anche l'altro figlio, Valerio, che oggi occasionalmente è qui perché lui vive in Portogallo, ma anche lui gioca bene, Valerio, sì, sì. Considerando che non gioca spesso, quando gioca però gli ammolla. No, ce la siamo vista insieme questa serie, ha appassionato tutti, anche chi come mia moglie, come mia figlia più piccola, non gioca a scacchi. E poi ha riacceso in noi la voglia di essere un pochino più continui, cioè nel senso che prima facciamo una partita ogni morte di papa, adesso ci siamo un po' riavvicinati con più continuità. Non so quanto durerà, però Flavio, per esempio, sta prendendo lezioni, ha i libri, li legge, li guarda, La cosa impressionante che io ho notato specialmente ultimamente, ma sui social un po' dappertutto, e lo ripeto ormai in questi giorni diverse volte, è che, adesso parliamoci chiaro, lo scacchista in generale, cioè chi giocava a scacchi, io mi ricordo fino a pochi anni fa, quando dice tu che lavoro fai? Gioco a scacchi. La domanda subito dopo era, no, ma il lavoro, cioè che lavoro fai, no? Cioè, tu rimanevi, dicevi, vabbè, è normale. Questo lo dicono pure i musicisti. Sì, però negli scacchi succedeva sempre, proprio sempre, no? E quello che c'è stato dopo la serie, che da nerd siamo passati a uno sport cool, cioè siamo in questo momento, si parla tantissimo di scacchi, ma perché? Perché secondo me, almeno questa è la mia visione, poi voglio sentire anche la tua, la serie è riuscita a spiegare gli scacchi in maniera più profonda di quello che diciamo eravamo abituati a vedere e a sentire, no? Sì. Quindi le persone hanno capito un po' che c'è, oltre alle mosse, a quello che si gioca, cioè sugli scacchi c'è tanto altro,
cioè c'è storia, c'è letteratura, c'è pressione, psicologia, tempi morti, tempi che bisogna studiare, quindi c'è tanto, no? E questo ha portato, ripeto, a una conoscenza alla media, diciamo, al popolo un po' più grande, no? Il titolo di ieri, per descrivere il nuovo presidente, insomma, Draghi, tutti i titoli scrivevano gioca a scacchi online, insomma, era quasi come fargli un complimento a una persona che con il curriculum che ha ovviamente non ne ha grossi bisogni, insomma, non ha bisogno, certo. Non ha bisogno di saper giocare a scacchi, insomma, no? Però evidentemente questa cosa qui, ecco, volevo capire anche da te, insomma, se hai percepito anche tu questa cosa, se veramente dalla serie hai colto anche tu queste dinamiche. Ma allora, la serie mi è piaciuta molto, va bene, poi ho scoperto che dietro queste partite c'era anche la consulenza di un grande campione del mondo, di Kasparov, che ne ha parlato recentemente in un'intervista, diciamo, svelando la sua consulenza per tutta la serie. La serie mi è piaciuta particolarmente, anche se sono stati molto abili nel ridurre al minimo poi le scene. Sai che ci sono delle regole televisive, delle regole cinematografiche, ci sono alcuni argomenti praticamente intoccabili. Per esempio, fare un film su un calciatore è cosa pressoché impossibile. È di una noia mortale, non si sa perché il calcio nel cinema non riesce ad avere nessun tipo di... Anche se adesso hanno fatto la serie sul tuo capitano, insomma. Sì, ma è come... quando vedi quelle serie lì, vedi che riducono al minimo il gioco, mostrano molto poco il gioco, e tutto sommato anche nella Regina degli Scacchi, a parte questo... gran parlare del gambetto di donna, mi pare, insomma, poi non è che tu veda molto. Sì, beh, però hanno parlato molto di più rispetto al solito, no? Cioè, prima certo. Gli scacchi li vedevi da lontano con la scacchiera a rovescio, forse, cioè non si inventavano posizioni, cose. Invece lì, secondo me, anche i particolari sono proprio perché, come dicevi tu, la curata Kasparov è stata curata molto bene. Eh sì, è stata curata molto bene, ti fa appassionare perché comunque è anche una grande storia di riscatto personale, no? Di una persona che come prima, allora, innanzitutto un'americana, una donna, una ragazza, un'orfana, una abbandonata, non amata da nessuno, che ha questo talento mostruoso che la fa competere con i grandi. È ovvio che tutto depone a suo favore e tutto ti porta verso un grande trasporto nei confronti di questo gioco, perché capisci che è un gioco che ha molto a che fare con la strategia, con l'intelligenza, con la memoria, con le capacità intellettive, insomma è veramente uno sport, è un gioco completo, insomma. E come hai detto tu, è anche un gioco molto violento, proprio perché quando tu ti metti a fare una partita di scacchi e vieni sconfitto, hai sempre la sensazione di essere più stupido di quello che ti ha battuto, insomma. Che spesso è così, però voglio dire, cioè, nel senso, ci vuole anche la tecnica, come in tutte le cose, bisogna studiarle, perché non è che basta mettersi davanti una scacchiera e diciamo affidarsi all'istinto, perché l'istinto da solo, come in tutte le cose, non so perché negli scacchi è così evidente, è così doloroso, perché è ovvio che se tu entri in campo a tennis e non hai mai giocato a tennis con uno che ha preso anche solo 10 lezioni, quello che ha preso 10 lezioni ti batte, non c'è poco da fare, capito? A parità di talento bisogna poi le cose praticare. Sì, poi oggigiorno io lo dico spesso, questo l'abbiamo anche detto in altre dirette, il talento viene, cioè il gap è sempre minore, nel senso che oggi con le informazioni così veloci, con un livello di apprendimento che comunque i giovani vanno molto più velocemente rispetto alle altre generazioni, oggi il talento è il vero talento, quello che dico io sempre, il vero talento è quanto tu hai voglia di dedicare tempo, studio a qualsiasi disciplina, anche al di là
anche al di là degli scacchi, penso anche agli altri sport, al calcio, come al tennis, come a qualunque altra cosa. Se mentre prima, sai, avevi i piedi buoni e così via, era più forse l'elemento più importante, oggi poi se non sei quasi, cioè se non corri a tot, se non fai tot chilometri, comunque sei fuori, no? Quindi... Senti, qual è la differenza fra una partita online e una partita fisica, una partita in presenza? Ma allora, io di tornei, diciamo, ufficiali online ne ho giocati pochi nella mia vita, ne ho giocato uno adesso, il campionato italiano quest'anno, e lì ho sentito un po' la tensione, io sono sincero, quest'anno è la prima volta che faccio un torneo online e sento la tensione e l'adrenalina che c'è quando sei sulla scacchiera, perché quello che cambia più di tutti è che sulla scacchiera vivi il campo in un'altra maniera, cioè veramente lì sei fuori da ogni dimensione possibile e immaginabile, fuori ci può essere la seconda guerra mondiale, ma tu sei lì davanti ai tuoi pezzi che girano e non senti niente, quindi secondo me la differenza ancora è notevole, anche se ovviamente ci stiamo un po' abituando, no? Poi sicuramente gli scacchi cambieranno, io penso che comunque ci saranno sempre più giovani e oggi i giovani, cioè lo strumento con il quale hanno imparato a giocare a scacchi è diverso, no? Specialmente tutti quelli appunto che arrivano da questo periodo storico qui. Cioè, io sono cresciuto con la scacchiera, quindi per me è molto difficile anche giocare online, diciamo, ufficialmente. Perché? Perché non ho la stessa visione della scacchiera, no? Mentre sulle nuove generazioni ci sono tanti che non hanno mai visto una scacchiera fisica. Ce l'hanno sempre vista. Saluto un po' di persone che ci stanno scrivendo. Franca Muccio, che lei pende per la partita fisica. Scusa se ti ho interrotto. No, figurati. No, prima c'era Anna anche, che si era appassionata anche lei con la regina degli scacchi. Ma ci sono paesi, ovviamente, come la Russia, dove gli scacchi si insegnano a scuola. Da noi questa cosa avviene in qualche scuola? No, allora noi abbiamo un movimento pazzesco a livello scolastico che è in crescita, tra l'altro in maniera importante. Abbiamo circa 100.000 ragazzi che in questo momento fanno scacchi a scuola, ovviamente pre-pandemia. E il nostro, diciamo, campionato, poi la finale del campionato nazionale scolastico, che poi tra l'altro io l'ho organizzata più volte, calcola che raccoglie circa 1.700-1.800 ragazzi che sono seduti contemporaneamente a giocare in un'unica sala. È uno spettacolo veramente. Ma risponde a verità quello studio che dice che i ragazzi che studiano scacchi rendono meglio anche nelle altre materie? Allora, ci sono degli studi fatti, ad esempio dall'Università di Torino hanno fatto diversi studi che sicuramente migliorano in matematica, quindi ci sono dei studi proprio che hanno... Ma anche negli altri paesi ne hanno fatti diversi. Questa la domanda ti dico con certezza. Non funziona su tutti, sulla matematica. Io pure ero un disastro a matematica, quindi... Non funziona su tutti. Non funziona su tutti, no. Però sicuramente gli scacchi danno delle skills, cioè aiutano, sono un acceleratore che possono aiutare sicuramente su delle dinamiche, no? Specialmente oggi poi, no? Che comunque i ragazzi hanno tanti... Ci sono aumentati, no, tutti questi problemi dell'attenzione, quindi i giovani, specialmente nelle fasce dei più piccoli, sono tanti problemi d'apprendimento e gli scacchi possono essere un ottimo acceleratore per, diciamo, contribuire un po' allo sviluppo cognitivo, ma anche a livello sociale, insomma, oggi si stanno facendo tanti progetti nelle carceri, ci sono tanti progetti attivi, insomma, e poi secondo me stanno in divenire, stanno crescendo comunque tutte queste situazioni, quindi infatti. Aspetta, che qui ci scrivono. C'è Rossana che dice: anche io sono un disastro in matematica. Ah, se dice anche io sono un disastro in matematica, vuol dire che però è brava a scacchi. Può darsi, e poi invece Franca dice: secondo me aiuta molto in matematica. Insomma, non pare così scontato, però insomma. Degli studi sono stati fatti sulle capacità, adesso non voglio fermarmi alla matematica, sulla capacità di apprendimento dei ragazzi che studiano gli scacchi a scuola
pare che riescano meglio in altre materie. Probabilmente, allora, in un periodo così dispersivo come quello che le nuove generazioni stanno vivendo, in cui uno dei problemi più significativi è quello della concentrazione. Noi siamo diventati, non parlo di noi, vabbè, tu sei giovane, ma insomma nella mia generazione quando si faceva una cosa si faceva solo quella cosa lì. Se dovevi studiare su un libro, studiavi su un libro. Oggi mentre studi su un libro ti arrivano i messaggi su WhatsApp, ti arriva una telefonata, ti arriva una mail, apri il computer, non studi solo sui libri ma studi online, apri Wikipedia, nel frattempo magari dai pure un'occhiata alla serie televisiva e non lo so, e col piede intanto balli il tip-tap. Allora i ragazzi hanno questo problema di concentrazione, quasi tutti i ragazzi non riescono più a concentrarsi su una cosa. Gli scacchi io credo che in questo ti costringano, perché il gioco degli scacchi è poi questo. Cioè, tu non puoi giocare a scacchi distraendoti, non puoi farlo. Così come non puoi fumare in un luogo chiuso, capito? Devi andare a fumare fuori. Gli scacchi devi stare lì, devi fare quella cosa e la devi fare anche bene, perché basta una distrazione che precipita tutta la tua partita e perdi in un attimo. In questo credo che sia estremamente istruttivo in un periodo in cui si fanno cinque cose insieme, spesso tutte e cinque male, insomma. Ecco. Sì, no, ma la cosa che ho notato, non ho dati alla mano, ma la cosa curiosa che ho notato nell'ultimo anno e mezzo, che ho fatto una similitudine di due cose che almeno da piccolino funzionavano, cioè c'è stato un incremento gigantesco dell'utilizzo della Lego, no? Dei giochi della Lego, ok? E questo è andato nella stessa tendenza un po' di quella che è la progressione degli scacchi. Cioè, secondo me, la società, ma i giovani in particolare, stanno un po' ricercando un gioco o comunque dei giochi dove possono costruire un po' da zero. Perché? Perché sicuramente la tecnologia è ovviamente un ottimo strumento, ma ne siamo tutti un po' stanchi, no? E questo in maniera subconscia, secondo me, anche a livello proprio dei giovani, diciamo sta ritornando questa passione per tutto ciò che bisogna costruire da zero. E l'ho notato perché, ripeto, dalle pubblicità, dalle cose, rivedo tantissima pubblicità proprio sulle Lego, che per un periodo, sì, c'erano ancora, perché sono sempre stati, insomma è stato, però mi ricordo che c'è stata una flessione e adesso di nuovo che ci sono tantissime Lego ovunque, no? Addirittura si fa formazione tramite la Lego, nella scuola ci sono progetti con le Lego, insomma è ritornato sono artisti Lego oramai. Sì, ci sono artisti Lego, e quindi secondo me questo è anche un messaggio di speranza, io lo vedo anche così, perché io ho due figli, quindi comunque che la mente torni, insomma, a costruire, non solo a subire questi messaggi passivi che ci vengono dati. Senti, ma com'è la giornata di un gran maestro di scacchi? Come si svolge? Cioè, tu la mattina ti svegli, che fai? Adesso va bene, io ho una società, quindi gestisco, diciamo, la società come qualsiasi società, progetti, cose che bisogna seguire. Poi adesso abbiamo tutta una sorta di video lezioni, sai, lezioni, quindi diciamo curo più questi aspetti qui. Prima, quando giocavo in maniera, diciamo, più importante, quella di un forte giocatore, parlo anche di giocatori che comunque sia hanno dato molto più di me e continuano a dare più di me alla scacchiera, di solito bisogna studiare praticamente tutto il giorno e si guarda un po' di tutto, cioè c'è studio proprio, c'è un po' di gioco online e poi c'è molto di guardare tutto quello che si sta giocando al momento. C'è molto, adesso se c'è un torneo in diretta, il professionista, il torneo inizia alle 3, dalle 3 alle 8 guarda tutte le partite del torneo in diretta e le analizza tutte, già comincia a guardare tutte le aperture, tutte le idee che ci sono e così via, no? E questo lo alterna tutti i giorni e poi c'è chi si fa un programma, chi ha gli allenatori, comunque quindi anche un gruppo di allenatori che lavorano per te
Oppure lavori tu stesso con degli allenatori, quindi a degli orari devi rispondere a tutto questo. Maurizio ci chiede se i computer hanno aiutato tanto a migliorare a scacchi. La risposta, Maurizio, è assolutamente sì, perché comunque oggi gli scacchi, ma anche banalmente per prendere una lezione di scacchi da un maestro, oggi è molto facile, cioè l'accesso all'informazione è facilissimo, no? 20-30 anni fa, per prendere una lezione dovevi spostarti forse a 300-400 chilometri, quindi oggi gli scacchi hanno avuto, diciamo, anche il livello, diciamo, intermedio del giocatore di scacchi è aumentato tantissimo. Non è solo aumentato sopra, ma è anche perché prima dovevi incontrarti fisicamente. Già le persone che giocano a scacchi non è che siano tantissime, cioè se uno ha una cerchia di amici, ha 20 amici, magari ce n'è uno che gioca a scacchi, due, tre, gli altri no. Quindi già ti dovresti vedere con quei due o tre amici che giocano, avere il tempo per farlo, isolarti dagli altri che magari stai a cena, stai a fare. Quindi le occasioni di gioco per i dilettanti, parlo per gli amatori, insomma così, non sono già moltissime. Il gioco online ha moltiplicato le partite che uno fa in vita, perché cioè, uno in una serata ne può fare pure 20 di partite, sì, anche sì. Di quelle veloci, di quelle da 10 minuti, da 5, da 15, tutto quanto. Quindi questo senz'altro, in un pilota d'aerei sarebbero le ore di volo, aumentano le ore di volo, immagino che aumentando la pratica, credo che anche la pratica, oltre che lo studio è fondamentale, però la pratica credo che qualche velocizza tutto, diciamo, l'apprendimento, no? Perché come hai detto giustamente tu, uno prima doveva andare o una cerchia di amici o andare in dei luoghi dove si giocava o andare al circolo a giocare a scacchi, comunque poi ti ritrovavi su per giù sempre con quella cerchia di amici, no? Anna ci chiede qual è il miglior modo per approcciarsi agli scacchi, ma non c'è un modo specifico, diciamo che secondo me la prima cosa bisognerebbe sempre leggere qualche libro scritto da qualcuno, insomma, che dice la sua negli scacchi. Poi oggigiorno, ripeto, ci sono tanti video buoni, quindi uno trova facilmente, diciamo, accesso alla comunicazione. Quello, tornando al discorso di prima, secondo me quello che si è perso un po', ma questo un po' in tutte le situazioni, è che la vita sociale, no? Quello che appunto ti portava al bar a giocare con l'amico, oppure a casa dell'amico o al circolo, questo ovviamente è andato scemando, perché poi al di là del momento critico che siamo, diciamo, non, i punti d'aggregazione stanno un po' soffrendo. Senti, oggi i fenomeni quali sono? Chi sono i campioni di oggi? Allora, oggi c'è il campione, va bene, Carlsen, che comunque ha soli 30 anni, è già da 10 anni il più forte giocatore del mondo. Ed è di dove lui? Lui è norvegese. Lui è norvegese, il secondo è il nostro italiano, italo-americano, adesso gioca sotto la bandiera degli Stati Uniti, ma ha giocato tantissimi anni per l'Italia. Ho giocato diverse volte anche in nazionale insieme a lui, insomma, campioni italiani, siamo sfidati, è Fabiano Caruana, lui è il numero 2. Caruana? Sì, Fabiano è il numero 2 al mondo, ha già sfidato una volta Carlsen al titolo mondiale, ma purtroppo ha perso agli spareggi Rapid, anche se in 12 partite erano finite in 12 pareggi. E poi ci sono tantissimi giovani, adesso, diciamo, i primi 100 è difficile trovarne uno sopra i 50 anni. Chi era Fischer che era contrario ai pareggi? Sì, Fischer era, come un po' in tutte le cose, era contrario a tutto, no? Lui aveva creato anche questi scacchi 960 dove metteva i pezzi disposti in maniera, diciamo, ogni volta cambiando a random i pezzi sulla scacchiera, perché diceva appunto che lo studio dell'apertura era arrivato troppo in avanti e che quindi il gioco piano piano rimaneva povero, sì, no? Però Fischer, diciamo che purtroppo nella sua vita giocava bene a scacchi, ma dopo solo quello. Sì, dopo, diciamo che era una figura un po' estroversa, ecco, chiamiamolo così. Sì, ma tu hai girato il mondo giocando a scacchi, perché ho letto di tornei che hai fatto in Texas, che hai fatto... Sì, ho avuto la fortuna, ecco, gli scacchi, per esempio, questo è uno sport
che se fai agonismo anche a livello giovanile, quindi diciamo di buon livello, ti porta a girare tanto. Sì, ho visto il mondo un paio di volte, secondo me. Com'è la valigia dello scacchista? C'era una bella canzone di De Gregori, La valigia dell'attore. La valigia dello scacchista, che cosa c'è? Gli strumenti del mestiere quali sono? Lo strumento è un semplice computer dove uno si porta dietro tutti i suoi database, tutte le sue studi, tutti i suoi appunti. Quindi il computer è la figura fondamentale. C'è stata una scena carina qualche anno fa, uno dei primissimi giocatori del mondo, che è anche un genio, lui assoluto, nonché un mio amico, Vassili Ivanchuk. Kasparov lo ha definito che se non fosse stato così stravagante sarebbe diventato campione del mondo. Lui lo rapiranono in un taxi in Brasile e gli portarono via soldi, orologio, valigia, tutto quanto. E alla prima, insomma, l'intervista che gli fecero, la prima, era tutto contento perché disse: no, ma non mi hanno rubato il computer, quindi c'è tutto il resto. No. Giustamente lui gli chiesero, dice, ma valeva molto il computer? No, dice, valeva quello che c'era dentro il computer. Certo. Giustamente ci sono giornate di studio che sono tutte là dentro in un hard disk, quindi ti rubano quello, può darsi che hai perso un anno di lavoro intero, insomma, non è facilissimo, no? Senti, nei tornei di scacchi tu c'hai qualche tic, c'hai qualche paranoia, la luce. Io sapevo che arrivavi tu a fare qualche domanda del genere, no? Allora tutti ce l'abbiamo, ma ce l'hanno anche tutti i tennisti, che tu lo sai, quindi cioè Nadal, che ci mette un quarto d'ora a ogni servizio, se tocca il naso, se tocca l'occhio, se tocca l'orecchio, se... Nadal c'ha anche l'acqua che la mette sempre nella stessa posizione, insomma, se uno lo studia un po'. Che dice qua chi è? Che Carpo aveva un tir di libri di scacchi, ora basta un PC. Sì, oggi purtroppo funziona così. Sì, ce l'ho anch'io, ma io non ce l'ho eccessive, nel senso che su per giù credo che metto solamente i pezzi, sempre i cavalli con i musi in avanti, scrivo, sai, noi scriviamo le partite, il formulario, come si chiama in gergo scacchistico, ognuno lo compila un po' come vuole, insomma, chi ci fa il disegnino, chi ci mette una croce su un punto, insomma, io lo scrivo sempre un po' nella stessa maniera, infatti non si legge, un altro che lo va a leggere non ci capisce mai niente. E poi no, di solito sono piuttosto scaramantico sugli orari, no? Nel senso che mangi sempre alla stessa ora, vai a fare la passeggiata a una certa ora, ti prepari a una certa ora. Un po' tutti abbiamo le stesse cose, no? E poi anche davanti alla scacchiera tocchiamo le stesse cose continuamente, insomma abbiamo un po' tutti. Poi c'è chi è molto scaramantico, che gioca sempre con quella penna, oppure vedi qualcuno che c'ha sempre lo stesso maglione a tutte le partite, no? Cioè esce, se toglie il maglione se ne mette un altro, ma durante la scacchiera c'ha quello, insomma, durante la partita. Quindi sì, ci sono comunque ci sono riti scaramantici, questo sì. Anche tu ce l'hai giocando a tennis, no? No, non mai avuti, no. Neanche sullo spettacolo, neanche salendo sul palco. No, non ho mai avuto dei scaramanti, sinceramente, no. Non sono... Ma tu non diciamo sono che sei salito sul palco tante volte, no? Qual è l'adrenalina, ovviamente, che uno sente quando sale lassù? Cioè, oppure hai provato più adrenalina, non so, quando giocavi appunto a calcio, che ripeto eri un ottimo giocatore con la nazionale cantanti, o quando fai una partita a scacchi con un amico, che ne so, che comunque sei concentrato lì, no? Cioè, ti veniva talmente naturale salire sul palco No, all'inizio tutt'altro, all'inizio ero sempre molto spaventato dall'impatto col pubblico. C'è un momento nella vita, almeno per me è successo questo, c'è un momento nella vita in cui capisci che il pubblico non solo non lo devi subire, ma che il pubblico è il valore aggiunto di tutto quello che fai e che è lui che ti sostiene. Quando capisci questo, in genere lo capisci sempre troppo tardi, però insomma quando lo capisci diventa un po' come per il surfista l'onda da cavalcare, nel senso che tu progetti uno spettacolo, un concerto,
e lo pensi tutto su di te, cioè nel senso che pensi che sei tu che stai facendo lo spettacolo, sei tu che devi fare la proposta, i musicisti, gli arrangiamenti, la scaletta, come mettere quel pezzo lì, perché poi deve partirne uno più veloce, perché poi ce ne vuole uno pianoforte e voce, gli stacchi sonori e tutto quanto. E tutto questo è molto impegnativo. Dopodiché sali sul palco e accade un piccolo miracolo, che quando sali sul palco e il pubblico ti accoglie con un applauso, capisci che tutto quello che hai pensato con fatica e hai progettato, in realtà è facilissimo. Ma è facilissimo perché tu l'hai pensato come uno spettacolo solamente tuo. Nella pratica diventa una cosa da dividere quantomeno a metà con chi ti sta davanti. E lo scambio di energia che c'è col pubblico è tale per cui tutto quello che hai pensato come impegnativo diventa invece di una facilità estrema, perché il pubblico è quell'incognita meravigliosa che non è mai uguale, non è mai, cioè un pubblico, il pubblico cambia tutte le sere e le reazioni sono le più diverse, le più disparate, e ti sostiene in un modo tale che viene tutto facile, insomma. Secondo te, no? Tu che comunque sia hai giocato a scacchi, hai continuato a giocare, da quello che ho capito, tutta la vita, in qualche modo, in una piccola dose, ti è servito questo tuo pensiero un po' scacchistico nella tua vita professionale, da cantante, da conduttore radio, insomma, da artista a 360 gradi? Pensi che abbia avuto comunque una predisposizione, insomma, che gli scacchi ti hanno accompagnato anche perché tu sei così, oppure che ti hanno portato appunto un quid, un qualcosa che ti hanno aiutato? No, io non credo, perché non ho giocato a sufficienza per avere una forma mentis condizionata o predisposta, insomma, dagli scacchi. Questo non lo credo. Se succede, succede, come si suol dire adesso, a mia insaputa, cioè nel senso che magari ho maturato un certo modo di una visione d'insieme che può avermi aiutato in certe situazioni, ma sicuramente non me ne sono accorto. Oppure ti sei avvicinato agli scacchi proprio perché questo è un tuo modello, diciamo, mentale, no? Perché in quello che dicevi io mi rivedevo molto, nel senso che è difficile andare alla scacchiera senza aver già pensato alla partita che andrai a giocare, no? Al di là della preparazione in sé, diciamo che poi quello che hai detto tu con il pubblico succede molto quando ci sono due fasi dove uno scacchista è molto agitato, cioè c'è la fase, diciamo, centrale della partita, quindi quando la partita già va un po' per le lunghe, lì la concentrazione, l'adrenalina ovviamente aumenta molto, no? E poi c'è la fase pre-partita, dove uno appunto deve andare a giocare e l'ultima ora uno già comincia a guardare l'orologio ogni istante, cioè già la pressione della partita la senti. Poi ti siedi, hai davanti a te questi 32 pezzi, è come se, diciamo, sei un po' nel tuo mondo, nel tuo loop, entri dentro e fai il concerto con i pezzi, ecco, faccio per fare... Sì, questo questo avviene, è chiaro. Quindi, ecco, ovviamente questo penso che succeda in quasi tutti gli sport, no? Però per chi fa cose, diciamo, dal punto di vista mentale, individuale, come appunto un musicista, come anche il tennis, sia molto più accentuato, perché poi alla fine se fai bene tu, se sbagli tu, insomma, è tutto dettato da te e basta. La cosa meravigliosa dei concerti e di stare sul palcoscenico è che in qualche modo sei talmente preso da quello che stai facendo, da quello che stai cantando, sei quello che stai cantando e canti quello che sei. Ed è quasi un modo di, come posso dire, lo dico in senso positivo, no? Nel senso beota,
è quasi un modo di smettere di pensare, di non essere più pensiero, ma di essere emozione, di essere azione. E questa è una cosa molto bella. Uno scacchista non può permettersi il lusso di smettere di pensare, anzi deve aprire la sua mente in modo forse anche doloroso, ma l'azione del cantare e dello stare su un palcoscenico è un'azione che ti trasporta. Ecco, io la musica la chiamo, per me la musica è un mezzo di trasporto. Io ogni tanto mi diverto a scrivere anche crittografie, e alla voce musica, appunto, la definizione musica, la soluzione era mezzo di trasporto, perché è veramente la musica ti trasporta nello spazio, nel tempo. Non c'è niente come una canzone che ti riporta a un periodo, no? della tua vita, e con quel periodo immediatamente riemergono le emozioni che provavi in quel momento, la persona della quale eri innamorato, il contesto, eri d'estate, il jukebox, la spiaggia, una baita in montagna, insomma. Ecco, la musica ha questo fatto qua, è veramente un... La musica fatta bene, diciamo, no? Non mi permetto. La musica rimane. La musica fatta con trasporto, la musica, perché poi sai, quando uno ci crede sì. La sente, insomma, non possiamo entrare poi nel merito delle valutazioni di livello, insomma, poi ognuno fa le sue. Bene, bene. Va bene, Luca, guarda, io non so veramente come ringraziarti, perché tra l'altro, oltre ad essere stato con noi a parlare di scacchi, della tua passione, come ti dicevo prima, cioè, credo che organizzerò la Nazionale Cantanti di Scacchi, sarà inglobato dentro questo vortice assoluto. No, altrimenti tutti mi dicono che dobbiamo organizzare il torneo di Passione Scacchi, dove tu giocherete tra cantanti, persone del mondo del business, formatori aziendali, insomma ci abbiamo un po' di tutto. Vedremo anche di invitare il presidente del consiglio, ormai vedremo anche di invitare Draghi, ovviamente, a parlare. Certo. Tanto non c'è niente da fare. Tanto sì, adesso diciamo non è tanto occupato. Detto ciò, speriamo che in futuro parlerai anche tu in radio di scacchi, ce l'aspettiamo questa cosa qui. Volentieri, no, della regina degli scacchi ultimamente abbiamo parlato a più riprese, perché ogni volta che intervisti un ospite è venuto fuori che fuori argomento serie TV, questo periodo che non si può andare al cinema purtroppo, né a teatro. Si cade spesso sulle serie TV preferite, la regina degli scacchi ricorre, insomma, perché è piaciuta un po' a tutti. Però, insomma, sì, ne parlo anche in radio ogni tanto di questa mia passione. Perché tu sicuramente sei un ottimo ambasciatore del nostro sport, quindi grazie davvero e grazie soprattutto perché in questo momento c'era la tua grande Roma che sta giocando, e quindi immagino che lo sforzo è stato... Posso dire anche quanti gol ha già preso? No, vediamo. Dai. No, uno solo per ora ha preso, 1-0 per la Juve attualmente, da quello che vedo qua. Io da piccolino, adesso svelo questa cosa che sanno in pochi, ero tifoso della Roma, e poi va bene, poi mi è presa, diciamo, un innamoramento. Io sono molto tifoso del Milan, quindi diciamo ci godiamo questo momento ancora, speriamo a lungo. Magico. Luca, grazie a tutti voi. Saluta ovviamente tuo figlio, in bocca al lupo per i suoi scacchi. Ti sente. Ciao Flavio, in bocca al lupo, e noi davvero ti ringraziamo a nome di tutta la comunità scacchistica, insomma, italiana. Sono sicuro che staremo ancora insieme. Ciao Luca, grazie. Si vede. Eccolo, ciao. Ciao Flavio. Vado a perdere con Flavio. Bravo Flavio, massacra papà. Beh, il mio spot per promuovere gli scacchi potrebbe essere questo. Come non ce l'ho fatta io, non ce la farete neanche voi. No, però sicuramente è bellissima l'immagine del papà che gioca col figlio a scacchi,
Io di questo sono, lo dico adesso in diretta, è uno dei momenti più belli della mia, della mia vita in famiglia, era quando giocavo con mio papà a scacchi a casa, quindi, e sono sicuro che in questo momento mi starà guardando, quindi è sicuramente un'immagine bella ed è un ricordo, Flavio, che ti porterai dietro per tutta la vita, quindi è un'ottima cosa. Ciao Luca, grazie. Ciao, ciao Roberto, ciao, grazie. Ciao.